In Messico siamo alla pagina 11 del nostro terzo fascicolo di Aaron. Allora, vediamo quali cose dobbiamo osservare. Intanto che abbiamo un bemolle all'inizio del pentagramma, quindi il sì. Questo vuol dire che in tutta questa pagina, ogni volta che troviamo il sì, non suoniamo il tasto bianco. Dovunque sia sulla tastiera, non suoniamo il tasto bianco, ma suoniamo il tasto nero a sinistra, quindi si bemolle. Allora, c'è una particolarità, c'è una cosa da osservare in questo brano. Troviamo spesso per la mano destra dei gruppi di tre note, qua e qua, ne troviamo diversi, con sotto scritto un numero 3. Allora, cosa vuol dire 3? Che in realtà noi vediamo che queste note qui sarebbero unite con questa barretta le nostre famose note da 50 centesimi, da un ottavo, oppure quelle note che prendono mezzo numero, una sillaba soltanto quando contiamo. In realtà, in questo caso, non è così. Questo 3 vuol dire proprio. Attenzione, guarda che queste tre note, tutte e tre insieme, valgono un numero. Quindi non sono più note da 50 centesimi, ma è come se fossero note da 33 centesimi ciascuno. Se io guardo in questa battuta, per esempio, che è l'ultima battuta del primo rigo, la mano destra suona queste tre note, fa, sol, fa, nel tempo in cui la sinistra ne suona una sola. Quindi vuol dire che queste tre note sono tutte e tre insieme della durata di una nota soltanto della sinistra. E quindi semplicemente dobbiamo prendere il tempo di questa nota e dividerlo in tre parti uguali. È più semplice a farsi che non a pensarlo. Quando stiamo suonando, semplicemente basta fare quelle note un pochino più velocemente. Comunque ora vediamo di che si tratta. Questa piccola curiosità per la mano sinistra non c'è. La mano sinistra deve soltanto qua e là fare qualche piccolo salto. Allora, l'accompagnamento della mano sinistra è fatto principalmente in due modi diversi. O si alterna il fa con la e do, oppure il do con la e do. E nelle prime quattro battute abbiamo un accompagnamento come questo, quindi volendo, se usiamo il pedale, oppure se il pedale non c'è, non importa. Nelle battute successive un po' si ripete questo stesso schema e un po' invece cambia. Si passa a Sol con Si bemolle e Do e Do con Si bemolle e Do. E anche in questo caso si alternano Sol, Si bemolle, Do, Do, Si bemolle, Do e poi un'altra volta di seguito. Suonato adesso le sei battute successive e quindi si alterna un po', si alternano le note fa la do oppure do la do e le note sol si bemolle do oppure do si bemolle do. Quindi abbiamo qualche volta una cosa leggermente diversa. Qui c'è un fa la. E poi queste due note, Do, Fa, che sono più a sinistra. E quindi sono una specie di conclusione. C'è una prima conclusione della parte al terzo rigo. E poi c'è una piccola coda. Sembra che il brano qui sia già finito. In realtà poi riprende e la conclusione vera, effettiva, è in fondo al quarto rigo. Quindi, prima conclusione. Dopodiché il brano riprende ancora
E c'è nuovamente la stessa formulina, le stesse note della conclusione vera. Quindi, adesso suono solo la parte della mano sinistra. Conclusione, ultimo rigo. E seconda conclusione, quella vera. Mentre la prima conclusione ha soltanto un do e poi un fa, nella seconda c'è il do e poi do e fa insieme, quindi due note. Per quello che riguarda la mano destra, c'è la melodia e dobbiamo seguire la diteggiatura perché qualche volta ci aiuta, soprattutto quando ci sono queste piccole scale. È molto facile. 1, 2, 1. Qua c'è un altro suggerimento nel libro. Dovendo suonare due volte di seguito il fa, diventa forse più semplice suonarlo con due dita diverse, 4 e 3, come c'è scritto appunto nel libro. Cioè, queste sono le famose tre note che vanno fatte più velocemente. Lo suono un poco più lentamente. Quindi fa con il 4, poi fa con il 3. Questo è il movimento. Il 4 che suona e poi lascia subito lo spazio perché possa suonare anche il 3. Quindi, e questa è una cosa che si ripete anche altre volte, cioè questo gruppo di tre note, come visto, si ripete altre volte. Suono la parte della mano destra, tenendo conto che ci sono molto spesso anche delle pause nella mano destra, quindi non suona sempre di continuo, ma ci sono dei momenti in cui si ferma. Anche qui la mano destra insieme alla sinistra ha una prima conclusione. Come sembra che il brano sia finito per la sinistra, sembra anche per la destra che sia finito. In realtà anche lei riprende, va avanti per un altro rigo. E questa è la conclusione vera. Suono tutto il brano dall'inizio alla fine con le due mani.